Sì, oggi abbiamo presentato ai cittadini e ai giornalisti un progetto di sostenibilità che comunque è la conseguenza di un percorso che abbiamo intrapreso ormai da diversi anni per quanto riguarda la città di Tolfa e che vede questo sistema di bike sharing, quindi di biciclette elettriche, in parte elettriche e in parte a pedalata, che possono mettere in contatto quelli che sono i siti più importanti della nostra città, quindi possono permettere ai nostri cittadini e ai visitatori di poter raggiungere in maniera sostenibile appunto i vari siti che sono presenti nel nostro comune e non dover far carico alle macchine, agli altri mezzi a motori, quindi cercando di ridurre possibilmente quello che è un inquinamento indotto proprio dai mezzi a motori. Si tratta ovviamente di un progetto che abbiamo condiviso con Enel Sostenibilità, che in questo caso è il nostro partner e che abbiamo programmato ormai da diverso tempo e che vede poi a corredo di questo impianto di bike sharing, che tra l'altro riguardano anche la frazione di Santa Serena, la frazione del comune di Tolfa, la possibilità di riqualificare delle parti importanti del nostro paese. Si tratta ovviamente di un passo importante nella direzione giusta. Noi vogliamo perseguire quelle che sono politiche di ottimizzazione a tutti i livelli, anche dei concetti appunto di sostenibilità, di efficienza, di riduzione di quelli che sono i mezzi di trasporto. È un piccolo passo, ma sicuramente un passo in avanti, e soprattutto facendo parte del nostro network di Città Slow International vogliamo dare anche noi il nostro contributo come buona pratica e dare ovviamente un'opportunità a tutti coloro che vengono a visitare Tolfa. Tolfa ormai è conosciuta come un po' il centro culturale internazionale della Regione Lazio. Attraverso questo meccanismo rafforziamo questa immagine e vogliamo produrre un effetto complessivo di miglioramento della qualità della vita sui nostri cittadini e su tutti coloro che amano venire nella nostra città.